vai, vai. Vai pure. Amore, ciao, meno male che sei arrivato. Mi sta male, amore. Ma Veronica. Veronica. Sì, papi. Mentre baci quell'uomo, il povero Preppi sta lottando contro la morte. Sollecita, se puoi. Andiamo, dai, andiamo. Non ti preoccupare, papi. Lo sai che Joe ha salvato gli animali in tutta la Svizzera. Ma se la capra degli zuccheri è morta tra dolori atroci. Effetti collaterali dell'antibiotico. E la mucca dei musli? L'hai curata per una cecca ed è rimasta zoppa. Il paziente non ha creduto in se stesso e si è lasciato andare, un classico. Preppi, alzati e cammina. Su, Preppi, alle. Bravo! Oddio, sei il mio Robert Redford, lo sai. Papà! Eloise, ragnetto! Amore, c'è papi, hai visto? Opla, wow! Come fa il bufalo, papà? Come fa il bufalo? Il bufalo fa... Senti, amore, ma dici un po' a papà che cosa gli prepariamo a cena della vigilia? Eh? La musetta con le gomme al forno. Che buono. Piatti buoni. Opla, vai, vai a prendere la tua freccia, su. Ecco, a proposito della cena di Natale, Osio, c'è qualche problema. Amore, ma stai scherzando? Me l'hai promesso? Ho fatto venire anche i zii da Medrisio. Lo so, però sono problemi? Un po' incasinato. No, no, problemi, insomma... La clinica veterinaria di Milano, c'è un collega che devo sostituire, collega amico, perché ha dei grossi problemi familiari. Quindi... Beh, se vuoi chiamo io la clinica, no, mi invento no, qualcosa. No, no, chiamo io, come 3 anni fa. Ecco. No, ma non è il caso, lo risolvo. È una brutta gatta da pelare, però lo risolvo. Se non le sai pelare tu. Eloise! E allora, promesso, amore? Promesso. Mm-hmm. Andiamo che dobbiamo finire di scrivere la letterina di Babbo Natale! Forza! Le gioie della famiglia. Sì, sì. Quando penso che tutto questo un giorno sarà di mia figlia, e quindi anche tuo, mi sale la bile al cervello. Mi girano troppo le balle. Mi hai fatto venire una voglia di sparare. Mamma mia. Come fa a prendere in giro 2 donne in questo modo? Ma io non le sto prendendo in giro, io le amo tutte e due. Sì? E loro sono d'accordo? 2 famiglie, ma come si fa? Io già faccio fatica con una. Comunque qui abbiamo un furto con scasso, appropriazione indebita, violazione di proprietà privata e possesso ingiustificato di strumenti atti all'effrazione. Oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale. Ma qual è oltraggio? Ah, oh, quello ve lo diamo noi in automatico, diciamo è una specie di omaggio che facciamo. Ah, oh, grazie. Stiamo parlando dei 5-7 anni Casanova. 5-7 anni? Non posso. Soffro di più. Fatemi uscire. Fuori i cazzi.